Oggi vi porto a Little India. Andiamo. Questa è la visuale della mia camera. Bella. No, io sono un po' rincoglionito. Io non sono mai stato in India e voi? Allora, siamo a Penang, Georgetown, nella città. E qui, qua in città, c'è una strada che si chiama Little India. Sono tutti indiani e tutto basato sull'India. E oggi? Ci andremo. Prima però mi devo lavare la faccia. Come nuovo. Oggi ragazzi si mangia indiano. Ok. Ora che mi sono ripreso un poco, posso dirvelo. Andremo a fare un giro all'interno della città di Georgetown, qua a Penang. Penang è un'isola della Malesia. Quanto ho capito ci sono diverse etnie. C'è la popolazione cinese, la popolazione indiana, la popolazione armena, la popolazione della Malesia. E oggi inizieremo il nostro tour dalla popolazione Indiana. e io vorrei mangiare un po' di cibo Indiana. perché lo adoro. L'ultima volta che l'ho mangiato qui, quindi oggi andremo a cercare qualcosa. Andiamo a fare la nostra pranzo colazione indiana. Va bene, tutto molto bello, andiamo. Ora ho bisogno di cibo. È un po' distante da qua, da dove sono io, dall'hotel. Però noi non ci preoccupiamo, non abbiamo paura. L'unica cosa che devo sistemarmi è un cappellino, ragazzi. Sono 180 gradi. C'è più caldo della Thailandia qua in Malesia. Bene, andiamo. È difficilissimo camminare sotto questo sole. Io non ho ancora mangiato niente e quindi sono abbastanza molto rincoglionito, come si suol dire. Un'altra cosa tipica di questa città, quanto ho visto, è che è piena di arte e di artisti di strada. È tutta piena. E poi ho letto che c'è una strada proprio dedicata agli artisti di strada. Ci sono tutti i murales e gireremo anche questa. Ma oggi India. ci dobbiamo andare in India. Guardate qua che murales che c'è. Anzi, è pieno, qua è tutto pieno di stimolato, sta così. Cioè, questo posto non lo conoscevo assolutamente. Poi, guardando tutti i biglietti aerei, quello per venire qui, ragazzi, era il più conveniente. Quindi, perché non provare? Sono venuto 3 anni fa qui per la prima volta. L'ho vista così per 2 giorni. Visto che c'era Little India, però non l'ho girata a fondo. Quest'anno ho deciso di tornare e rivedere i posti un po' più nel dettaglio. Visto che adesso ho la camera con me, anche voi verrete con me. E mi raccomando, se ti piacciono questo genere di contenuti, iscriviti al canale, dammi questo supporto. E a te non ti costa nulla, ma a me mi dai un supporto enorme. e io vedo che voi continuate sempre a crescere, sempre a crescere, sempre a crescere. Continuerò costantemente a portarvi contenuti. Perché io intanto, ragazzi, questi viaggi li ho sempre fatti. Solo che non mi riprendevo, o perlomeno, non in questo modo. Adesso li faccio e almeno li riprendo. Vi racconto un po' quello che faccio. Vi porto un po' insieme a me. Guardate, guarda, silenziatore. Molto figo. Guardate, faccio vedere l'ostello in cui ho soggiornato 3 anni fa. Questo qua. Non era male, però basta ostelli. Cioè, ne ho girati veramente tanti nella mia vita. Ora che magari posso prendermi la stanza singola, preferisco. Una volta ero più. Anche ora lo sono, dipende da dove vado, me lo prendo. Però una volta magari era più difficile prendermi la stanza singola nell'hotel. Adesso fortunatamente riesco e adesso me la prendo con piacere. Però provate l'esperienza degli ostelli, non è male. Io 80% delle volte mi sono trovato sempre bene. Sì, ragazzi, qua ci vuole l'ombrello. Però non l'ombrello perché piove, qua c'è l'ombrello perché c'è troppo caldo. Mamma mia. Qua è abbastanza un'usanza camminare con l'ombrello, che ce l'hanno in tanti. Guarda qua, te ne faccio vedere altri. È veramente pesante questo sole. Infatti io mi sa che torno dopo, è troppo caldo adesso. Troviamo solo un posto per mangiare. E poi ci facciamo un giro un po' più nel dettaglio. Eccoci arrivati alla strada del... L'India. Ah, guardate lì, Little India, Penang, guardate che figa. E questo è tutto il quartiere indiano. Poi la cosa bella è che qua non è che sono malesiani mixati con indiani, sono proprio indiani al 100%, da generazioni. Non lo so come ci sono finiti qua tutti questi indiani. Ora li andiamo a vedere. Cerchiamo un po' di cibo. Indiani, indiani. Sì. Abbiamo cambiato proprio nazione qua. Incredibile.
i fiorellini indiani, adesso sono belli i fiorellini. Good. Pure la musica indiana. Ma ci gireremo tutti questi negozietti. Guarda che bei disegni che ci sono qua. Li fanno a terra davanti ai negozi. Sarà qualche usanza loro. Poi qua c'è la moto. Allora non mi ricordo se è di Valentino Rossi o no. Però mi sembra colori conosciuti questi. Io non ne capisco bene di moto. E qua già io vedo ristorantini indiani che mi piacciono. Hello. Hello. Già a me queste cose mi piacciono. E qua mangiano con le mani proprio. Oh mio Dio. Che ne vende? Io qualche set. Che embriani, questo voglio. Vediamo, vediamo. Cosa posso prendere? Sì, sì, voglio un set chicken embriani. 13. Quanto sono 13? Allora uno è circa 4,50 euro, no? 1 euro vale 13 RM. Quindi sarà 3 euro quel piatto, va bene, voglio quello. Va bene, deciso, mangio qua. Chicken briani, itia, I can sit, thank you. Allora mi siedo, dai, abbiamo deciso. È buono. Ciao, good. Good. Aspetta che mi siedo pure io. Ci abbiamo fatto. Metto lo zaino. Aspettiamo il nostro chicken briani. Un monachetto di dietro, guarda che bellino. Allora, qua si mangia per strada tutto quello che vuoi, ma secondo me cibo è buonissimo. Oh, thank you. E infatti, guarda qua. Guarda che bellezza, guarda che bellezza. Come si vede che è proprio unto. Mamma mia. Questo riso non è male. Questo è proprio unto. Bello, 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 bello. Questa è una colazione bellissima. Buonissimo, veramente veramente tanta roba. Super piccante, ma buono. Ragazzi, penso sia il pollo più speziato che io abbia mai mangiato. Proprio è speziatissimo. Buono. Tante forte, però non dà fastidio. Che c'ho tante altre spezie che coprono. È un sapore, cioè, che tipo noi in Italia non abbiamo. Coca, e what do you have? Apple juice. Apple juice. Mi sono preso pure un po' di mela. Apple juice. Ragazzi, io mangerei questo tutta la vita. Guarda che c'è qua. È impossibile non sporcarsi. Però mi ricordo, ti vuole l'apple juice? Allora, avrei bisogno di bere, effettivamente. E tu, non avevi mai sentito questo posto? Cioè, lo conoscevi Georgetown? Io Georgetown l'avevo sentito, ma forse in America. Non sapevo ci fosse anche qua in Malesia. Poi ve l'ho detto, l'ho trovato casualmente cercando dei biglietti e mi sono informato. Aspetta, vabbè, la maggior parte dei posti in cui ho visitato li ho visitati per questo motivo, perché dovevo viaggiare, magari dovevo uscire dalla Thailandia. Non sapevo il posto in cui andavo. Ci andavo sostanzialmente perché il biglietto costava di meno degli altri, o perché dovevo uscire e già in altri posti c'ero andato. Per esempio il Laos, io non l'avevo mai preso in considerazione. Un giorno vi porterò anche il Laos. Per ora godiamoci il cibo indiano. Orgasmo proprio. Mi devo lavare le mani un attimo. Faccio il lavandino. Ah, ok. What's your name? Foto. Foto number one. Foto number one. Ma io c'è una cosa che voglio provare. I want try this. Give me one, two. What's your name? Rudy Jala. Rudy Jala. Sono tipo nella crepe. Però nel frattempo mi hanno portato anche succo di mela. Oh. È veramente mela frullata questa. Ma c'è il latte. Anzi, non è un succo di mela normale. C'è il latte e cremina, boh. Però devo dirvi che sa di mela. Ho preso anche questi. Sono delle crepe, però utilizzano come pane e le fanno loro. Guarda qua. Sembrano crepe. Vediamo col pane, lo metto così per esempio. Io faccio la scarpetta, no? Giustamente. Posso ritenermi felice nel mio pranzino. E ora vi farò sapere anche quanto ho pagato, cioè quanto pagherò. Perché questo gliel'ho ordinato extra, non so quanto costa. Neanche il succo, non so quanto costa. Però buono, ci sta tutto. E qua è da piccolo e qua è da grande. E la salute. La bere il succo di mela è proprio un sollievo, questo coso piccante. Ci sta alla perfezione. Tu hai mai mangiato indiano? Fammelo sapere nei commenti. In Italia c'è qualche ristorante indiano? Io indiano mai l'ho visto.
messicano, cinese, giapponese, ma indiano proprio no. Ah, quasi quasi. E faccio una proposta a uno di loro. E apriamo un bel ristorantino indiano in Italia. E si mangia rigorosamente con le mani. Anzi, io mangio con le posate, ma loro mangiano anche il riso con le mani. La piccola sta cucciando anche il naso per quanto è piccante. Poi le porzioni sono anche belle abbondanti. Ora, quello l'ho finito. Il riso l'ho finito. Non ci resta che farci la scarpetta con questo. Tacchi un pezzettino e ripuliamo il piatto. Che cos'è, mamma mia. Scusa al mio nutrizionista per quello che sto facendo. Poi recupero, non ti preoccupare. Faccio appena torno in Thailandia una settimana di dieta. Bello. Bello da masticare questo. Proprio gommoso. Non c'è neanche bisogno che lo lavano più il piatto. Ho combinato un macello. Ora potrei anche morire in pace. Allora ragazzi, vi vorrei fare un giro nella Little India. Però c'è troppo caldo, quindi ho un piano. Adesso vado a cambiare un po' di soldi. Torno in hotel, mi riposo un po'. Sto alle 4, 4 e mezza, 5 quando il sole scende, perché adesso non si può stare fuori. Torniamo qua, faccio girare tutti i negozietti che ci sono, va bene? Giudicato? Yeah! E poi troviamo gli accordi insieme, questa è una cosa importante. Va bene, vado a pagare, vediamo quanto pago. How much? Glielo posso dire. How much? Sto facendo i calcoli. 18. Pago 18. Se 18 quanto sono? 4, 8, 12, 4, 16. Avrò pagato 4 euro circa tutte cose. Capo un capo. You, my friend. Ma dove hanno il cibo? Qua dentro. Ho pagato 4, 5 euro. Ora vediamo quanto è il cambio. Ancora non l'ho capito benissimo. Aspetta, ho preso tutto. Andiamo a andare senza zaino. Yeah, il mio zaino. Thank you. Io ho lasciato lo zaino là. Mi chiamavo una testa di cazzo. Ma io non c'è niente dentro lo zaino, giusto però? Oh, c'era qualcosa, non c'era niente. Lo stesso lo lasciavo là. Vediamo cosa posso cambiare. Euro a 5. Change money. Cambio 100 euro. Pure 1000 baht io. Li cambiano a 5. Forse non è super conveniente qua, però. Però vabbè, meglio dell'aeroporto sicuramente. Ho menato 630 con 130 euro. 130, 630 ramei. Camera. Mi hanno chiesto passaporto, non mi hanno chiesto niente. Ok, thank you. L'ho fatto al primo di tutti. Secondo me mi hanno un poco. Vediamo qua, vedi, già qua mi costava. Ciao, già qua di meno qua. Sono scemo io. Già il primo cambio, già questo cambio me le cambiava meglio. Ha un dato 5 e qua ha un dato 5,30. Mi davano 30 rame in più, cioè ci mangiavo. Quindi, quando dovete cambiare i soldi, non vi fermate mai al primo come ho fatto io. Guardateli tutti, perché poi ci sono quelli più convenienti e quelli meno convenienti. E io mi sono fatto fregare stavolta. No. Allora, in poche parole, col cambio ogni euro ti danno 5 rami. Non lo so come si chiamano i soldi qua, RM, rami. Chiamiamoli rami. Io ho pagato 18 rami per mangiare. Se calcoliamo diviso 5 viene 3 euro e qualche cosa. Pochissimo. C'è troppo caldo per stare fuori. Io me ne torno in hotel. Più tardi usciamo e continuiamo il giro nel Little India. Vado a montare il video che vi ho pubblicato già prima. Quindi se ancora non l'hai visto, vallo a vedere. Se ancora non ti sei iscritto, iscriviti. Se non hai attivato la campanella, devi attivare la campanella. Qua c'è una zona un po' più cinese. Cambia qua tutto da una strada all'altra. Vedi qua già cinese. Guarda, quella strada era India, qua è già del Cina. Stranissimo sto posto. Guarda, qua tutto cinese. Quindi tu non è che c'è bisogno che ti giri il mondo. Tu basta che vieni qua, già ti sei girato mezzo mondo. E soprattutto taggami nei commenti un amico con cui vorresti farti un viaggio del genere. Chi ti vorresti portare in Malesia? Taggalo qua sotto nei commenti che lo convinciamo. Vi aiuto pure io, vi faccio da guida turistica. Andando a me qua lo so come le mie tasche. Ehi, mi sono cambiato, costumino e ora bagnetto in piscina ci sta. È bello il cappellino. È un bagnetto ci sta. Guarda che bellino. Pure la jacuzzi. Ah, che bello. Mi faccio un bel bagnetto. Olè. Primo bagnetto in Malesia. È bella fredda l'acqua. Ci sta. Yeah. Vediamo com'è la jacuzzi che funziona. Wow, invece l'acqua della jacuzzi è bollente. Io mi zicco qua nella jacuzzi. Ah, bellissimo, questo è bollente. Ah, e chi si muove più di qua? Ah, me l'ha acceso, bravo amico. Mi ha acceso la jacuzzi. Mi ha acceso l'idromassaggio. Ok, ora sì che ci siamo. Bene ragazzi, io mi faccio un po' di idromassaggio. E nel frattempo leggo i vostri commenti nell'altro video e vi rispondo a tutti quanti. E niente, dopo vi porto di nuovo a fare un giro nella Little India. Ci vediamo dopo. Ok, siamo di nuovo operativi. Mi sono fatto il bagnetto in piscina, mi sono fatto la doccia, sono uscito di nuovo. Però mi sono portato il cappello. Ancora c'è caldo, non come prima. Però ora sono bello rinfrescato. E per questo possiamo continuare il tour e la Little India. E devo tornare là a piedi. E ci vediamo direttamente in India. Yeah. Eccoci di nuovo a Little India. White coffee. White coffee ice.
Che white? Quante cose ci sono? Io non ho idea di cosa sia. Cioè, neanche sono entrato. Ho visto questo che sbatteva le cose. Ora lo voglio provare a tutti i costi. Ho capito, qua dentro c'è il latte. Latte fresco. E lo mischiamo qualcosa. Guarda come lo mischia. Io questo voglio assaggiare. Brew coffee. Brew coffee. Brew coffee. I want this one. È nero sto. Latte fresco. Ok, questo è il mio. Ok, diventa chiaro. Faccio 50. Un euro. Vabbè, ci sta un caffettino. Vado. Bello, faccio 50. Che buone. Sa di latte. Mi fa impressione un po' sto latte. Ah, mi ha detto quello 4,50, ma ho pagato di meno. Ho pagato 3, solo 3. Quello mi ha detto 4,50. Boh. Però è buono. Mi... Qua c'è cibo a non finire, ma io queste cose le vorrei provare. Hanno la... Non ci credo. Hanno la stella Michelin 2024. Michelin. Qua Cracco, ti da parte. Qua loro hanno la stella Michelin. E allora ma che cosa la devo mangiare? Qualcosa da questi con la stella Michelin. La roba fritta. No, adesso roba fritta no. Dopo. Non mi posso fermare in tutti i posti, ragazzi. Qua diventa tragica la situazione. Allora, dove l'hai fatto video questo qua? Ma sta bustina così però, ragazzi, è fighissima. Guarda, c'è pure il laccetto per tenerla. Allora è buono, però sa troppo di latte. Questo sarà proprio latte intero. Un po' pesante. Stibia, come si suol dire da noi. Poi dopo un po' di stufa. Pesante. Vedi qua, guarda che bellini questi vestiti. Oh, io prendo una marzietta. Che bellini. Lo prendo uno, che dite? Dai, chiamo a marzietta, vediamo se vi piacciono. Anche questi qua, adesso sono bellini. Ma you from, you from where? Io sono Malaysia. You from Malaysia? Malaysia. Ma you from India? Oh no, dai, Malaysia. Malaysia? Malaysia. Born Malaysia? Ma your father, your mother? It's India. Ah, India? India. And they come here? Ah, come here. You never go India? No. Vedi, questo qua è nato in Malesia. Però su indiani, vedi che aveva pure il puntino qua sulla fronte. E qua altri vestiti. Hello. Che belli questi. Io perché non ho spazio. Perché sennò io mi riempivo di queste cose. Bellissimo proprio. A me queste cose per esempio sono cose che mi piacciono un botto proprio. Ma this Buddha? Hindu. Buddha o Hindu? Hindu. 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 Sempre in Buddha? Buddha. Ok. No, Cicu Buddha mi dici Buddha, Cicu Hindu mi dici Hindu, Buddha e Hindu, tutte e due lo saranno. Io non lo so la differenza esatta. Andiamo avanti. Ah, questi qua sono come quello là della stella Michelin. Io qua la stella Michelin non ce l'ho, quindi me li mangerò da loro. Ma fa una puzza di fritto proprio. Tutte cose che fanno loro sono. Cazzi, qua c'è tanta roba da provare. Però ti deve piacere provare cose nuove, super speziate. Sono super saporite le cose che hanno loro. No, se sei un tipo che ti piace provare cibi nuovi, cose strane, cose un po' speziate, un po' come me, va? Se hai i miei gusti, qua ti va di mangiare tutto. Se sei un po' schizzinoso, meglio che cambi posto, perché vabbè, qua non sono sporchi, come magari ho visto video di India che sono proprio inzunzati. Però comunque cucinano un po' tutto immischiato, quindi non è che hanno proprio una vera e propria linea. Sì, ce l'hanno, però non è come la nostra. Festival. A festival? Yeah. When festival? Fifteen. Mi viene di dirgli Kabung Kap in thailandese. Però non è Kabung Kap si dice qua, non so come si dice. Le sono gentili qua. Soltanto uno mi ha detto no, non mi fare video, non mi fare video. Forse aveva qualcosa da nascondere, stava cucinando. Però gli altri sono tutti gentili. Guarda che bellino questo. Guarda che bello e vecchietto. Allora vi faccio vedere i fiorellini indiani. E guardate che disegno hanno. Per noi è un po' una cosa un po' censurata. Qui no, non penso sia per quel motivo. Qua sono così induiste, guarda. Qua sono tutti i fiorellini, guarda che sono belli. Guarda qua. Cioè si vede, forse non lo si vede di più. Non è la svastica vista come la vediamo noi. Sono simboli religiosi. Ma fanno un odore fortissimo. 10 euro costa uno di questo. Sono tutti fiori. Quasi quasi. Io quando vedo queste cose impazzisco. Guarda che bellini questi piattini. Ma che bella. Da qui verrò a fare compere. Non adesso perché se no me le devo portare in giro. Però io qualcosa me la prendo. Intanto usciamo, guarda qua. C'è proprio il labirinto dei fiori. Tutto molto bello, tutto molto bello.
questo caffè sta troppo di latte. Ora non mi piace più. Tipo un supermercatino, guarda quante spezie. Guarda, pepe, non so cosa sono. Fagiolini. Vedi, guarda quante belle spezie. Poi dici, perché è così speziato? Cibo qua, guarda quante spezie, legumi. Hanno i sacchi interi. Che cos'è questo? Cos'è la sale? Ma sì, è sale. E sale rosa. Sì, l'ho leccato, è salatissimo. Quindi immaginate il cibo che sapore ha. This for it. A medicine. I'm from Italy. You from India? But you live in Malaysia? Yeah, I'm working. Family in India. Are you family in India? Yeah. Working in Malaysia. But you born? India. Ah, India. And why? Why many people from India here? They're working money. Ah, for money. India no money. They're very hard to get job. They're very salary low. So you send money up high. Ah, understand, yeah, understand. Allora, in poche parole, qua gli viene facile venire agli indiani e in più fanno i soldi e li spediscono in India. Questo signore è nato in India e poi è venuto qui, tutta la sua famiglia è tutta in India. Lui solo lavora qui e gli manda i soldi. Spezi. Stai sì, sotto peroncino. What's this? Cooking. India, from India. Yeah. You from India? You live here? Ah, yeah. Work, yeah. I'm from Italy. Italia. Okay. You from India or from Malaysia? India. You born in India? You work in Malaysia? Yeah. Only worker. But why come here? Professional, no money, no honey. India, no money? Yeah. You say, ciao. Italia, ciao. Ciao. Italia, ciao. Ciao, amici. See you soon, my friend. Bye bye. Thank you. Dai, sono gentili gli indiani, a me mi stanno simpatici. E poi sono persone umili, io lo vedo già. Sono qua per i soldi, perché come noi italiani, che tante volte anche i miei nonni erano in Italia e sono dovuti andare in Svizzera per lavorare. Tanti di no, io stesso, fare un po' di sport sono dovuto andare in Thailandia, sono sempre qua buttato in giro per il mondo. Così anche loro. Probabilmente nel loro paese non hanno possibilità di avere un futuro. Raccolgono i soldi, vengono qua e iniziano a lavorare qua. Io li rispetto per questo. Va bene, memoria. La videocamera è quasi piena. E prima che si stacca vi mando un bacione a tutti. Vi ringrazio per aver resistito fino a questo momento. Cioè, se sei riuscito ad arrivare fino alla fine del video, sei un pazzo schizofrenico. Quindi mi devi commentare con scritto viva l'India, così io so che sei arrivato fino alla fine del video. Se non mi segui, iniziami a seguire. Tagga qualcuno qua sotto il video che vorrebbe venire anche lui qui. Dammi il tuo supporto che io continuerò a portarti contenuti. Grazie per tutti i messaggi che mi mandate anche in privato su IG e su tutti gli altri social. Se volete, il nome è sempre lo stesso. Va bene, per adesso dalla Little India è tutto. Alla prossima. Prima che si scarica del tutto, io devo assolutamente provare questo. È la stella Michelin. Vegetarian, siamo usati potato. Potato. Chicken, non a fish. Chicken. Proviamolo. What's the name? Samosa. Va bene, proviamolo. È caldissimo. Mi detto che c'è chicken di dentro. Io buonissimo. Piccante. Vediamo. Ma non è piccante. È piccante bello buono. È super speziatissimo. Bello. Buono.